Buongiorno a tutti. Intanto grazie a Telemelito per essere qui oggi in questa conferenza stampa che vogliamo illustrare quello che è il programma dell'estate rocudesi. Grazie al presidente della Proloco che collabora in sinergia con il comune, per cui abbiamo pensato di continuare con l'estate rocudesi, già siamo alla quinta edizione, che inizia il giorno 13 agosto e termina il 17 agosto. Il giorno 13 ci sarà alle 20:30 una presentazione del libro, quella di Monsignor Antonio Morabito, che parlerà su Papa Francesco la gioia della fede e la tutela del creato, che è un fatto molto importante, per cui vogliamo che la cittadinanza di Rogudi partecipa in massa. Oltre a questo evento, poi ci saranno nelle serate successive con degustazione e altro che poi illustrerà il presidente della Proloco. Io adesso mi fermo qui e passo la parola al presidente della Proloco. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare voi come televisione che ci seguite ormai quasi sempre nelle nostre manifestazioni, quindi non possiamo che esservene grati perché ci date la giusta pubblicità, ecco. Poi voglio ringraziare l'amministrazione comunale perché ormai da parecchi anni si impegna a realizzare ogni estate quella che ormai chiamiamo l'estate rocudese, e altro non è che quei 4-5 giorni di divertimento, ma non solo di divertimento, perché ogni anno diamo all'estate rocudese un tema. Quest'anno abbiamo voluto dare un tema particolare, che è quello, come vedete, tutti a tavola. Tutti a tavola perché? Tutti a tavola abbiamo ripreso, per la verità, un tema che, caro anche alla Chiesa, è stato il tema del Grest di quest'anno, di quello che le diverse parrocchie hanno organizzato come Grest, è stato proprio questo, il tema è stato questo, tutti a tavola perché? Perché anche come amministrazione, come noi particolarmente come associazione, come Proloco, ci teniamo perché tutti possano veramente essere a tavola in un periodo di crisi, in un periodo in cui il mondo soffre, è importante che tutti siamo a tavola. Detto questo, diciamo che cominciamo i nostri festeggiamenti proprio con un libro, come diceva prima il sindaco, un libro del canonico Monsignor Antonio Morabito, che parla di Papa Francesco e della tutela del creato. La tutela del creato è un tema caro in questo periodo, anche il presidente Obama ha parlato della terra, della necessità di tutelare la terra, perché non sarebbe giusto lasciare ai nostri figli, ai nostri nipoti una terra con guasti irreparabili, quindi bisognerà pensare proprio per cercare di tutelare la nostra abitazione, perché alla fine poi la terra è l'abitazione di tutti noi. Sarà comunque un'estate rocudese all'insegna del divertimento, perché ci faranno divertire subito dopo la presentazione del libro. Ci sarà una serata di teatro a cura della compagnia teatrale Palcoscenico 91. Questo giorno 13, che è la giornata d'inizio dell'estate rocudese. Il giorno 14 ci sarà invece una degustazione dell'estopitta. È una serata che sarà organizzata proprio dai ragazzi del Grest, sarà una serata finale del Grest bis, diciamo, l'abbiamo chiamata proprio così perché ripeteranno quello che hanno fatto durante questo periodo dell'anno. Insieme a loro ci sarà un gruppo che animerà la serata con diversi tipi di intrattenimento, karaoke, canti e balli. Poi ci fermeremo per giorno 15 giusto per dare spazio ai festeggiamenti di Ferragosto, perché si sa che ognuno è organizzato diversamente. Poi riprenderemo giorno 16 con una serata etnica
che sarà un gruppo di locale degli Eliacos, un gruppo di musica etnica, ci accompagnerà in questa serata. La serata clou, il giorno 17, ci sarà invece una degustazione di maccheroni farciti con diversi tipi di condimenti, serviti con diversi tipi di condimenti. E poi una serata sempre etnica che ci accompagnerà nella nostra musica, nel ballo tradizionale nostro. Nella stessa serata, a parte i saluti del sindaco, ci consegnerà anche delle targhe ad onore a personaggi che hanno a cuore le sorti del nostro paese, che in diversi periodi storici ci hanno aiutati, ci hanno agevolati proprio come paese. Si organizzerà anche un mercatino di prodotti artigianali nei giorni di 16 e 17, ci sarà appunto un mercatino di prodotti artigianali locali, quindi vi invitiamo tutti a visitarlo perché sarà una cosa bella veramente. Voglio ringraziare anche l'associazione Slow Food perché si occuperà insieme alla Proloco, si occuperà proprio di quelli che sono i percorsi dei sapori e dei saperi, e diciamo del comprensorio. Slow Food si impegna ormai da parecchi anni proprio per valorizzare i prodotti locali, quindi ringraziamo anche loro perché partecipano e ci danno una mano ogni volta che organizziamo qualcosa. Non ho altro da dire, passo la parola all'assessore Modaffari, che è colui che dell'amministrazione più segue queste cose perché è proprio il suo ramo, e quindi è giusto che ci illustri meglio quello che andiamo a fare. Buongiorno a tutti, grazie al Presidente pure per la sua collaborazione per queste manifestazioni che ogni anno noi in estate facciamo. Grazie a voi per essere qua con noi. Già il programma è stato ribadito. Voglio ricordare che quest'anno è un'estate rodese all'insegna più che altro della tavola, come diceva, del sedersi a tavola, come diceva il Presidente, in quanto gli anni precedenti si era caratterizzata molto più sullo spettacolo e sulla musica, mentre quest'anno abbiamo voluto un po' fare almeno nel giorno del 14 con la degustazione della Lestopitta e giorno 16 mi sembra, o 17 con antichi sapori che si gusteranno i tipici maccheroni della nostra zona, e appunto abbiamo un po' diversificato quest'anno caratterizzandoci soprattutto sulle sagre. Poi ricordo ancora quello che poi dicevano un po' il sindaco, un po' il presidente, l'importanza della presentazione del libro di Monsignor Morabito. È un libro molto importante, poi ci saranno le serate finali dove c'è da ballare come al solito la tarantella, che è alla fine quello che noi tutti qua nell'area grecanica teniamo molto a divertirci con la tarantella. Io faccio un appello, soprattutto non ho niente altro da aggiungere, diciamo è stato detto tutto, ma voglio fare un appello a tutta la cittadinanza di Rovudi che partecipa in queste manifestazioni, in quanto poi alla fine viene fatto per i cittadini rovudesi il tutto, a parte per i nostri turisti che scendono anche dall'Alta Italia, dai paesi lontani, che vengono ogni anno a trovarci qua. Ma soprattutto diciamo che viene fatto per il paese, quindi invito tutti a partecipare e ad essere con noi e a divertirci tutti insieme. Grazie a voi tutti di nuovo, buongiorno. Grazie nuovamente a Telemelito per averci dato la possibilità di poter esporre quello che è il programma dell'estate rocudese. Io mi auguro che ci sia una partecipazione non solo della nostra cittadinanza, ma anche dai comuni dell'area grecanica, perché oltretutto ci sarà anche l'evento culturale, ci saranno gli eventi di musica etnica, il teatro, quello che un po' abbiamo voluto anche quest'anno
diciamo, racchiudere e far un po' di diversificare quello che erano, diciamo, solamente portando un grosso gruppo, diciamo, di musica etnica. Vi ringrazio tutti e buona estate Rocudese.